Buongiorno a tutti, vigilia della gara con la Reggiana, tra poco la partenza, conferenza stampa con mister Viali. Franco, come vuoi, Daniele? Franco Segreto. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, noi in settimana come Corriere dello Sport abbiamo analizzato la situazione del Cosenza da quando lei è in panchina, immagino che l'avrà letto, e l'analisi parla di 2 pareggi su 12 punti a disposizione. Abbiamo titolato come andamento lento. Detto questo, mister, il Cosenza non vince una partita da 3 mesi a questa parte. A questa squadra cosa manca? Il piglio giusto per vincere una partita, altrimenti diventa difficile poi il finale dei campionati e si rischia addirittura un play-out. Grazie. Secondo il mio punto di vista, nelle ultime 2 partite al Cosenza non manca nulla per vincere la partita. Poi non l'abbiamo vinta per particolari, per episodio che non l'abbiamo portato dalla nostra, ma la squadra è assolutamente pronta oggi per vincere. Per vincere una partita. Daniele Cianflone. Mister, lei è passato diciamo al 3-5-2, quindi è quello che mi fa pensare che le dia più equilibrio. Questo, e quindi si può pensare anche ad una riconferma di questo modulo, o non è una questione di moduli, ma semplicemente di atteggiamento e di altre cose? Allora, mi conoscete anche dalla passata stagione, io non sono schiavo dei sistemi di gioco, possiamo assolutamente cambiare, alleniamo più cose. E non è una questione di equilibrio, questa squadra non aveva problemi di equilibrio dal mio punto di vista, ma di densità in zona gol, questo è, e quello che abbiamo fatto nelle ultime partite è portare tanta gente dentro l'area di rigore, quindi è stata diciamo la direzione che abbiamo preso più che altro per la fase offensiva, di questa densità che questo sistema ci aveva portato a portare molti più giocatori negli ultimi 20 metri. Questa è un pochino l'analisi. Detto questo, ho calciatori che possono fare cose diverse, ruoli diversi, e quindi possiamo assolutamente variare il sistema di gioco. Io credo che poi i risultati non li facciano la tattica, ma lo facciano l'atteggiamento. La tattica gioca, può giocare meglio o meno bene, o può giocare più spettacolare o meno spettacolare, ma poi i risultati non lo fa, non vince mai o non vince sempre chi fa le cose meglio, ma lo vince chi ha più anima. Pippo Gatto? Sì, parliamo dell'avversario, che è quello che ci interessa oggi. La Reggiana diciamo si copre molto, l'ultima partita addirittura con uno spudorato 5-4-1, ma ha giocato 3-4-3, 3-5-2. Cosa si aspetta da questa formazione e soprattutto dal suo stato di forma? Ma io credo che incontriamo una squadra con un'identità ben precisa. Le cose che fa le fa bene, sia in possesso di palla che in fase difensiva, crede in quello che fa, e quella è la cosa che mi preoccupa più dell'avversario, che si vede che è una stagione intera che lavorano insieme, le cose le fanno a memoria e concedono poco, e quindi incontriamo una squadra che ha le idee molto chiare. Osvaldo Morisco. Buongiorno mister. Senta, in che percentuale secondo lei sta incidendo la condizione fisica in quelle che sono le performance della squadra in questo scorcio di campionato, o almeno da quando è arrivato lei? No, ma io, come vi ho detto la settimana passata, credo che forse all'inizio le prime 2 partite può avere condizionato qualcosa, ma anche solo per cambio di metodologia. C'è un momento che ci vuole adattamento. Io credo che adesso la squadra stia bene, stia migliorando, quindi sono sereno sotto l'aspetto fisico, che nel finale di campionato la squadra starà assolutamente bene. Renzo Andropoli. Buongiorno mister. Buongiorno. Sono dispiaciuto, addolorato in questo momento di dover essere la voce contraria, il bastian contrario della situazione, però è meglio esprimerla, una preoccupazione, che nasconderla. I numeri rispetto all'anno scorso sono peggiorati, perché l'anno scorso di questi tempi avevamo 37 punti e abbiamo fatto poi un finale di campionato con 3 punti nelle ultime 5 partite, ma il dato preoccupante è che la squadra dell'anno scorso, quando c'era da lottare, lottava. La squadra di quest'anno, quando c'è da lottare per qualcosa, fallisce sempre l'obiettivo. Da qui nasce la preoccupazione. Quindi la domanda è: per arrivare a questa salvezza, anche sofferta, è necessario, a mio avviso, che questa squadra faccia di più e faccia meglio, perché così, per come siamo, io la vedo veramente con un pizzico di preoccupazione. Ma io sono convinto che ci voglia, l'ho detto un attimo fa, che ci voglia l'atteggiamento corretto per raggiungere gli obiettivi. Ma io chiaramente posso parlare del mio percorso. La sua analisi, dal mio punto di vista, mi è sembrata un percorso lungo come analisi.
come caratteristiche di squadra. Io mi posso permettere di giudicare queste quattro partite, questo mese che ho fatto, e sono veramente convinto che sotto questo punto di vista di combattimento la squadra sia cresciuta molto, perché se no non recuperi due partite, due volte a Piacenza contro una squadra in forma che ha vinto a Cremona, che ha vinto a Modena, che ha vinto a Spezia, è uguale contro una squadra forte come il Palermo, non reagisci in quel modo lì. Cioè, quindi sotto, io i segnali sotto questo punto di vista li ho molto, molto chiari, sia dentro le partite, nelle ultime due, sia durante la settimana. Quindi è chiaro che è una cosa su cui a cui tengo molto e sto martellando, e si è già visto, secondo me, nelle ultime due partite. Quindi io credo che, se mi posso, così chiudiamo un po' il cerchio, io credo che quest'aria la squadra abbia cominciato a respirarlo, lo dimostri, secondo me ora il salto di qualità lo faremo mollando questo freno a mano tirato. Io, finita la partita col Palermo, ho detto: ragazzi, ho fatto i complimenti perché hanno recuperato una partita difficile da recuperare, ma voglio che in queste ultime cinque partite la squadra lasci questo freno a mano tirato. Ho sensazione che abbiamo un po' questo freno tirato in tutto quello che facciamo, vogliamo farlo ma non buttiamo fuori tutto, e ho bisogno che fin da domani sera la squadra butti fuori tutto e lasci questo freno a mano che mi sembra tirato. Walter Leone. Buongiorno mister, a proposito di quello che ha appena detto, di lasciare questo freno a mano, la giornata questa che comincia domani è una giornata un po' particolare vedendo le altre partite, perché veramente si potrebbe arrivare a un finale di stagione dove laggiù molte più squadre di quelle che ci sono adesso, e una di quelle potrebbe essere il Cosenza a creare questo tipo di situazione. Certo, però parlare col condizionale è sempre difficile, no? L'importante è la consapevolezza rispetto a quello che avete fatto un po' un confronto con la passata stagione. Secondo me la vera differenza c'è in questa, io che quello che sto vivendo, respirando oggi rispetto a 12 mesi fa, c'è la consapevolezza dell'obiettivo, ok? Cioè noi dobbiamo essere consapevoli, per me da 40 punti in giù, in queste 5 partite, tutti sono dentro ancora, oggi, poi domenica o lunedì qualcuno sarà più, qualcuno sarà meno. Quindi consapevolezza, cioè quando uno ha ben chiaro cosa ha davanti, cosa deve raggiungere con grande consapevolezza, non deve avere paura di nulla. Cioè la cosa che dà forza e certezza a me è la preparazione della partita con la Reggiana, la settimana che ha fatto i ragazzi. Quindi noi andiamo molto convinti, la squadra è pronta per fare questo salto a qualità che io voglio. Altre domande? Daniele Cianfloni ancora. Mister, numeri alla mano, la gran parte dei gol di questa squadra li ha realizzati Gennaro Tutino. Ora io le chiedo un parere su questa situazione, su questa percentuale, ovvero è un bene e un male che ci sia un giocatore che influisce così tanto? Perché quando magari poi questo giocatore non c'è, allora si soffre la sua assenza. È un bene, ma è poco, no? Nel senso, è giusto avere un bomber di riferimento come hanno tante squadre, però è chiaro che c'è bisogno un pochino poi dei gol dei centrocampisti, dei difensori sui piazzati, quindi è normale, è un po' legato questo discorso a quello che ho detto prima, che mi ha chiesto sulla scelta tattica. E io l'unica cosa che posso fare da allenatore è portare più giocatori possibili dentro l'area avversaria per cercare di avere soluzioni diverse e non essere Tutino dipendenti. Ancora Renzo Andropoli. Sì. Questo finale di stagione, queste ultime cinque partite, il calendario del Cosenza offre 4 scontri diretti e una squadra di altissima classifica. Questa squadra in questa stagione ha sempre espresso le cose migliori quando ha affrontato squadre di alta classifica che ti fanno giocare, che non ti aggrediscono, che la mettono sul fioretto e non sulla sciabola. Il fatto che noi affrontiamo 4 scontri diretti la preoccupa o può essere uno stimolo per continuare a martellare sulla testa dei giocatori? Allora, voi giustamente, è il vostro mestiere, parlate di statistiche, no? Che sono, queste sono oggettive, però non conta più nulla, per me non conta più nulla quella che è stata la stagione era andata in un modo, non è venuta, e ha creato delusione, bisogna cancellare tutto, non conta nulla, ora c'è un mini torneo, i ragazzi dentro lo spogliatoio hanno la classifica di 5 partite, questo non conta nulla, quello che
ci piaceva fare, quello che soffrivamo di più. Ora in queste partite non conta, conta solo sapere che per un obiettivo convinto e sicuro dobbiamo sapere fare tutto. Dobbiamo giocare a calcio, dobbiamo creare tanto, non dobbiamo concedere nulla, dobbiamo battagliare, dobbiamo saper stare dentro le partite, dobbiamo avere un'anima del risultato. Questo che conta. Esula tutto quello che è stato, non conta più nulla quello che è stato. Se no rischiamo tutti, io compreso, la squadra, i ragazzi, poteva essere la stagione. Basta, signori, non è stato, ok? Io, 4 giorni dopo che sono venuto qui, eravamo 2 punti sopra i play-out. Giusto? Dopo Terni, 4 giorni dopo che sono venuto qui, e non si cancella tutto. Dopo Terni è cominciato un campionato completamente diverso. Se ci sappiamo stare, ci divertiamo, ci potremo divertire, se no soffriremo. Walter Leone. A proposito di intensità offensiva, no, dell'andare a riempire l'area di rigore, fermo restando che Tutino sia un punto di riferimento in questa squadra, come ha pensato di dare un supporto all'attaccante in queste partite, a cominciare già da domani? Allora, su domani chiaramente non ti rispondo, rimaniamo, no, ti posso portare gli esempi delle ultime 2 partite che già l'abbiamo portato con grande densità, con gli esterni alti, tenendo gli esterni alti, accompagnando anche con le mezzali, riempiendo molto di più con i centrocampisti. Quindi questo l'abbiamo fatto assolutamente, assolutamente bene a livello numerico. Ora manca il pizzico, il famoso freno a mano, che vuol dire un cross fatto meglio, un dribbling con più coraggio, un tiro da 30 metri che ogni tanto anche per sbaglio possa andare all'incrocio dei pali. Questo è un pochino il concetto. Di vedere un compagno che potrebbe anche essere meglio piazzato. Secondo me è tutto legato a questo famoso blocco che dobbiamo lasciarci andare. Va bene così. Non so, c'è un'altra domanda? Sì, perché è interessante sapere il fatto che rientri Marras, questo forse è l'unica cosa certa nella partita di domani, perché insomma altrimenti veniamo, ti prendiamo e ti leghiamo da qualche parte se Marras non è in campo. Pensa di utilizzare lo stesso sistema di gioco o apportiamo qualche modifica alla luce di quello che si è visto contro il Palermo? È una partita completamente diversa, cioè nel senso gli avversari ci potrebbero far male diversamente dal Palermo, con una densità diversa, e noi potremmo far male all'avversario diversamente a quello che avevamo studiato con il Palermo. Questo è sicuro, sarà una partita completamente, completamente diversa. Grazie mister, grazie a tutti, a domani. Perché come diceva bene